Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 131. Ciao. VHS contro Betamax, PAL Sampcam contro NTSC. Oggi parleremo di questo brevemente in questa rapida bloggata. Il link per raggiungere la mia bloggata invece lo trovate in descrizione. Questi sono due argomenti epici sia di retro recording che di retro television, che appassionarono nel passato lo scontro tra due formati analogici per l'utilizzo di supporti magnetici sequenziali e per il segmento dell'home recording. Andiamo con ordine. VHS contro Betamax. Nel 1976 la JVC presentò il suo VHS a cassetta, che divenne uno standard per la registrazione su nastro e la riproduzione di film analogici mediante appunto il videoregistratore. Compatto, facile da usare, il videoregistratore in VHS divenne rapidamente lo strumento dominante per l'home recording. JVC fece la scelta vincente. Per favorire la conquista del mercato mondiale da parte del proprio sistema, ebbe a cedere la licenza di fabbricazione del VHS a un ampio numero di costruttori asiatici. Se il primo effetto fu quello di perdere una quota di mercato a favore dei concorrenti, la diffusione dei videoregistratori a basso costo VHS dilagò nel mondo. Il VHS divenne il sistema dominante del mercato, relegando il migliore e più costoso Betamax ad una distribuzione d'elite che poi fu abbandonato. E questo nonostante praticamente la qualità video del VHS non fosse proprio eccellente, appena 240 linee rispetto alle 600 linee di una trasmissione televisiva su tubo catodico. A partire dal 1982 poi la JVC lanciò, insieme con Panasonic, il VHS-C, dove la C stava per Compact, una cassetta grande, un terzo del VHS, ma perfettamente compatibile. Per risposta la Sony propose il Video 8, con cui furono costruite moltissime telecamere tascabili chiamate Handicam. Ora il VHS-C è compatibile con il VHS, basta semplicemente metterci un apposito adattatore meccanico per poter vedere e registrare anche sopra un apparecchio VHS. Nel 1975, quindi tornando indietro, in Giappone la Sony lanciò i primi due modelli di videoregistratori Betamax, SL6003 e LV1801, mentre negli Stati Uniti fu presentato il modello SL7002. Dopo un anno furono venduti 30.000 pezzi, tuttavia sul mercato giunse contestualmente il VHS della JVC, che per quanto se da vari punti di vista era tecnicamente assai inferiore rispetto al Betamax, però svettava nella compattezza delle cassette e nella qualità, ma superiore, perché offriva fino a 4 ore di registrazione e prezzi molto più economici rispetto al Betamax. La storia poi ebbe a sentenziare appunto la vittoria del VHS. Adesso vediamo rapidamente PAL Sampcam contro NTSC, ossia NTSC anche come Never the Same Color, che non è proprio così, ma diciamo questo acronimo vuol dire un'altra cosa, ma diciamo il Never the Same Color è un po' una presa di culo che sintetizza bene un po' il sistema, vedremo il perché. Nel 1950, durante la fase di pianificazione delle trasmissioni a colori in Europa occidentale, si decise di non utilizzare il sistema americano NTSC per via della sua poca compatibilità con le reti elettriche a 50 Hz, ma anche per i suoi problemi progettuali, tra cui la scarsa stabilità dei colori. Non a caso si chiamava l'abbreviazione NTSC, che fu storpiata in Never the Same Color, ma proprio per problemi di trasmissione dell'NTSC nei colori. Quindi l'idea di base fu, diciamo, nei progetti europei fu quella di
recuperare un nuovo standard, e in particolar modo i sistemi Formula 2, il SECAM quanto il PAL. SECAM, acronimo del francese, sta per Sequential Couleur en Mémoire, quindi traduzione letterale colore sequenziale con memoria. Era un sistema di codifica della televisione a colori inventato in Francia da un gruppo di ricercatori guidato da Henri de France, che lavorava alla compagnia France de Télévision, acquisita in poi dalla Thomson. Il PAL invece fu sviluppato in Germania da Walter Bruch, che lavorava alla Telefunken, fu presentato al pubblico nel 1963. Venne utilizzato per la prima volta nel 67. Lo standard PAL fu pubblicato nella ITU del 1968 e quindi poi divenne praticamente uno degli standard europei. Cosa si può dire sul PAL? Oggi diciamo è un po' scomparso, dato che siamo tutti in digitale. Comunque all'epoca il PAL era un formato, quindi un'evoluzione dell'NTSC, ma era migliorato, che possedeva una portante di luminanza luma su cui veniva sommata una sottoportante di crominanza croma. La portante luma Y era formata da 0,30R più 0,59 di giallo più 0,11 di nero. La sottoportante croma veniva modulata vettorialmente con le sole componenti R-Y e B-Y, ed esse in fase di demodulazione veniva ricostruita la componente GY. NTSC, anche l'acronimo Never Twice the Same Color, mai due volte lo stesso colore, nel senso ironico, perché appunto derivava dalla mancanza di un sistema di correzione automatico degli errori di fase, che ebbe a rendere necessaria una regolazione della tinta manuale sul monitor. L'NTSC era un formato interlacciato di 30 fotogrammi al secondo. Lo standard NTSC prevedeva l'utilizzo di 525 linee per la definizione di un fotogramma completo. Dunque, che cosa vi posso dire? Niente, questo è bene o male il ricordo di questi standard televisivi. Oggi diciamo un po' tutto diverso, dato che tutto digitale, sono un po' scomparsi, ma comunque diciamo una bloggata di ricordo di due argomenti epici di retro recording e retro television. Se volete andare a espandere questi temi, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.